Cari amici, buonasera. Welcome to tonight's symposium that brings together such distinguished scholars in the field of root treatment. You allow me to borrow this term from dental medicine, root treatment of Judaism, root treatment of Christianity, and of their mutual relations. I'm Father Philip Gabriel Rentsches, Jesuit Professor of Dogmatic Theology at the Gregorian University and Director of the Cardinal Beer Center for Judaic Studies at the Gregorian University, the organizer of tonight's symposium in collaboration with the Enoch Seminar, International Scholarship on Second Temple Judaism, represented here especially by Professor Boccaccini, whom I will present to you later on. It's in collaboration tonight's event with the Alessandro Nangeroni International Endowment, and I would like to welcome especially Gabriella Nangeroni present here tonight. The event is in collaboration with Biblia, the Lay Association of Biblical Culture, represented by Professor Piero Stefani, and last but not certainly not least, the Valdesian Faculty of Theology, and I would like to welcome Professor Eric Nofke. Before presenting our speakers tonight, I would like to express my gratitude to Father Jose Maria Abrego, Rector of the Pontifical Biblical Institute, who so generously offered to host this event tonight. As the Gregorian University is renewing its Aula Magna, and therefore right now, for these upcoming weeks, does not have an adequate space to host such a prestigious gathering as tonight's meeting. I also would like to thank the community of the Biblical Institute as well as their staff, especially Carlo Valentino, who so generously offered assistance in organizing tonight's event. At this point, I would like to greet the panel here. Professor Gabriele Boccaccini of the University of Michigan. He is the founding director of the Enoch Seminar, an international group that organizes meetings and seminars on Second Temple Judaism and Christian origins, meeting right now, these days, here in Rome. It's the It's the third Langeroni meeting, but I don't know, maybe it's the 15th meeting. Yeah, it is. We are so grateful to have to be able to take profit, to take advantage of your gathering here tonight in organizing this event. Thank you very much, Professor Boccaccini. Professor Boccaccini is professor of Second Temple Judaism and Christian Origins at the University of Michigan, was editor-in-chief of the journal Enoch from 2005 to 2012. There are such numerous publications. I will get to them when Professor Boccaccini is going to speak. Next, to the right of Professor Boccaccini is Professor Piero Stefani, Professor of Philosophy and Theology at the Theological Faculty of Italia Settentrionale of Milan, President of, as I said, of Biblia, and teacher, professor at the Cardinal Beer Center here at the Gregorian University. Also, he is publisher of numerous books dealing with the origins of the complexity of the relation between Judaism and Christianity, co-author together with Gabriele Boccaccini. We have an absent here. This is Professor Romano Penna, well known here, at least at the Biblical Institute for many of you here. Professor Penna cannot make it tonight to be here. His intervention, his contribution will be read out by Professor Stefani. In 1994, 20 years ago, Daniel Boyarin turned to the epistles of Paul by publishing a widely noticed, in some ways we may say groundbreaking book, A Radical Jew, Paul and the Politics of Identity. This book indeed
we may say, took the bull of Christian-Jewish contention by its horn. Indeed, for centuries of Christian theology and scholarship, further encouraged through Luther's Reformation and Luther's insistence on the absolute centrality of the doctrine on justification, pointed to the tributes, Christian scholarship pointed to the tributes that need to be given to St. Paul for having carried through a vision that possessed the courage to establish Christianity, setting the basics of a movement that itself was based on Jesus Christ, but in some ways, we may say, moved forward after Jesus Christ. It was Paul, in reality, the first Christian. I think all of us here are aware of a kind of a rollback of this classical, traditional view, the classical, traditional interpretation of Paul's influence on Christianity's negative view of Judaism, which can be this rollback, this new interpretation can be summarized with the label Third Quest that has started in the last quarter of 20th century. The Third Quest, in fact, proposes a new perspective on New Testament readings, leading on a re-evaluation of the positions of Paul of Tarsus. It mainly took the form of either questioning the reliability of Paul's understanding of the teachings of the Torah, upon which his own view of Christ's teaching is based, or whether Christian theology had, in fact, developed a mistaken interpretation of what Paul actually thought and said. This process of questioning, this process of the Third Quest, gained momentum with the general recognition of some form of Christian responsibility for the Shoah, for the Holocaust, stemming from the largely anti-Jewish bias of Christian scripture. It is against this background that considerable interest was generated by the publication of Daniel Boyarin's book. Rather than again asking the question as to what Paul is meant to have said, or if I understood him correctly, rather of questioning whether Christian theology has understood correctly what Paul wanted to say, Daniel Boyarin in this book explores whether, despite of the unattractive baggage associated with him, Paul still does have a relevant message in today's world, a message that is mainly concerned with identity, a personal way of life lived in harmony with God and humankind in a globalized world, or in other words, the critical balance that is able to negotiate universalism on the one hand, associated with maybe Christianity, and particularism, or better, maybe distinctiveness, associated with Judaism. Daniel Boyarin's book on Paul 20 years ago has been extensively and intensively reviewed in all theological journals then. We are rightly so thankful tonight to have him with us, and certainly extremely curious to hear what he has to say today, 20 years after, when returning to the subject, Paul, tonight, okay, accompanied by someone who in his own right would merit a series of conferences, Flavius Josephus, with a life, with a biography larger than 20 volumes to fill. Daniel Boyarin holds dual citizenship, United States and Israeli citizenship, trained as a Talmudic scholar. He was appointed professor of Talmudic culture in 1990 at the University of California, Berkeley, a post which he still holds. Once again, the titles for Professor Boyarin's publications is such a long list, doesn't really need to be repeated here. At the Cardinal Beer Center, his books have become standard for the manuals that we study. Paul, the book mentioned, as well as the Hebrew Gospel.
I invite now Professor Daniel Bouyarin to deliver the keynote speech. Thank you very much, Father Ramses. Okay, can you hear me? Okay, thank you very much, Father Ramses. I want to preface my lecture with a few more general words to locate it, and I'll try to speak slowly so that the translators don't get lost. One of the central themes that we talk about when we are talking about Paul and Pauline interpretation and Pauline studies is, of course, the question of the nomos. Right? From day till night, from night till day, when we talk about Paul, we're talking about the nomos. We are now on the third day of a four-day conference devoted to the topic of Paul as a Second Temple Jew, and what we are talking about all the time is Paul and the nomos. Nomos and Paul. Does Paul have a positive attitude towards the nomos? Does he have a negative attitude towards the nomos? Is the nomos only for Jews, or is the nomos also for Gentiles in Christo? Is the nomos perhaps no longer even for Jews? If so, why? Right? So this is a constant question. And as Father Ramses says, one of the questions the background questions that has always animated this is, did Paul himself understand what nomos meant to the people of Israel of his day? And along with that, again, as Father Ramses said, have we misunderstood Paul's understanding of the nomos? So it occurred to me that one of the ways that we could move this discussion further would be to think about an actual first century Jew who has quite a bit to say about the nomos, very little to say about Jesus Christ, in fact, even less than we used to think he had to say about Jesus Christ, namely Josephus, Flavius Josephus. And this will give us, I think, a comparative possibility, more of a sense, because we usually, when we want to make this kind of a comparison, where do we run to? We run to the rabbis. But the rabbis are, of course, a third century and later phenomenon, a post-Christian phenomenon, if you will. I even believe that there is some reason to suspect that some early, even very early, rabbinic theological notions come in the wake of a kind of theological challenge from Christianity, such as, for instance, the idea of the seven commandments that were given to all of the children of Noah. This is a kind of an answer to Paul's, is God the God only of Israel, or is God the God of the whole world in Romans? I don't mean that necessarily literally, that they had the Pauline text in front of them, but certainly they must have realized and sensed that there is a tremendous theological challenge that has to be somehow addressed. So the rabbis are really not a good comparandum for Paul. Josephus is. Josephus is practically a contemporary. He did us the favor of writing in Greek, which was not necessarily his native language, but it was a native language for him. And he uses the term nomos and nomoi very frequently. So what I'm going to do with you this evening is to go through some of Josephus's usages of nomos to get a sense of what nomos meant for this first century
Palestinian Greek writing Jew, and then we can use that. I'm not going to actually develop that as a basis for a comparative study with Paul, but I imagine my interlocutors will, and that we'll have some kind of a discussion around that. So I'm beginning with a general consideration about what terminology was available to Josephus to talk about that which we call Judaism, but for which he did not have such a name, right? And that's where I begin. Michael Byrd has written, Michael Byrd, a New Testament and early Judaism scholar in the United States, who writes, "Yet I remain unconvinced that it was Christianity that instigated the separation of cult from culture and then fostered the origin of religion, upon which the religion of Judaism was signified over and against Christianity and foisted upon Jews. Judaismus," he says, "was considered a religio or a threskeia in the pre-Christian era, long before Jesus, Paul, Luke, or John." The number of errors in these sentences is perhaps exceeded by the number of words, but not by much. The author gives no references to support his claim, and this is not accidental. To the best of my knowledge, the only Roman author to write at all of the Jews having a religio, certainly not one called Judaismus, is Cicero. I would have said Cicero, but in honor of being in this absolutely beautiful, wonderful city, I say Cicero. An examination of the passage in which he does so certainly does not support unequivocally at all the notion that he is referring to a religion in anything like the modern sense, but at best a set of rules or prohibitions. One example will help to support my claim. "But the victorious Gnaeus Pompeius," writes Cicero, "having captured Jerusalem, did not touch anything in that phanum," right, in that temple, phanum. "Particularly on this occasion, as on many others, he acted wisely in that he did not give his detractors any opportunity for gossip in a city so prone to suspicion and slander." Cicero knew so much about Jerusalem. "I do not believe that the illustrious commander was restrained by the religio of the Jews and his enemies, but by pudor," right? While at first glance, one might be tempted to see here the religion of the Jews, that temptation needs resisting. It is ridiculous to suppose that Cicero might even have raised the possibility of Pompey restrained by the Jewish religion. An alternative explanation must be offered, something like inhibition, fear, even respect of the Jews, as in the ancient Latin meaning of religio. What the text seems to be saying is that Pompey was not restrained by any concern for the Jews and their feelings, but only by his internal Roman quality of pudor. Here, however, I will concentrate rather on the Greek material, namely Byrd's claim that something called Judaismus is referred to as a threskeia. In the first place, there is not the slightest shred of evidence, nor could there be, that Judaismus was considered a threskeia in the pre-Christian era, since the term Judaismus is non-existent except for a couple of occurrences in 2 and 4 Maccabees, in which threskeia does not exist. But even more telling, then, than the simple fact is the point that even where something called Judaismus referred to as threskeia, we would still not know that it was a religion, since other than the fact that in modern Greek this is the term which we translate as religion, there is absolutely no warrant to imagine
that at any point in ancient Greek, the term threskeia meant religion. Without any covering term such as Judaismos, and without a term that means religion, how did a Greek writing Jew, or for that matter a Hebrew or Aramaic writing Jew, such as Josephus, refer to the Judean way of life? I submit that the term for him was nomos, and that it was equivalent to Hebrew Torah and Aramaic oraita. Let me put in an extra little note here. We frequently say that when the Septuagint translated Torah by nomos, that they somehow were misleading, that they were reducing the Torah to only a law. I think that's not the case. I think that the translators of the Septuagint understood Torah. What they were doing was they were expanding the Greek word nomos to mean what Jews mean when they talk about Torah. And my proof, my best proof of this is Josephus. For as we will see, for Josephus, nomos is much, much richer than just law. Certainly much, much richer than positive law. An excellent sense of what Torah comprises can be found in the following passage from Josephus's Contra Apionem. But since Apollonius Molon and Lysimachus and certain others, partly out of ignorance, but mostly from ill will, have made statements about our nomothetos, right, the establisher of the nomos, Moses, and the nomoi, right, and I'm not translating nomothetos as legislator, and not translating nomoi as laws, because I think they are misleading, that are neither just nor true, libeling Moses as a charlatan and a fraudster, and claiming that the nomoi are our teachers in vice and not a single virtue. Right? I wish to speak briefly as best I can about the whole structure of our constitution, our politeuma, and its individual parts. For I think it will become clear that we possess nomoi that are extremely well designed with a view to piety, Eusebia, fellowship with one another, universal benevolence, as well as dike, justice, endurance in labors, and contempt for death. I appeal to those who will peruse this text to conduct their reading without envy. For I, says Josephus, did not choose to write an encomium of ourselves, but I consider this to be the most just form of defense against the many false accusations against us, a defense, an apologia, derived from the nomoi, in accordance with which we continue to live. Although, to be sure, Josephus uses here politeuma, something like constitution, and thus a term that we might want to refer to politics or government to refer to the Torah of Moses, as shall be demonstrated below, he frequently uses nomos in this very sense. Within the politeuma there are nomoi, but let us note of what the nomoi consist. Nomoi regarding piety, eusebia, fellowship, koinonia, universal love of humans, just behavior, perseverance in labor, running the race to the end, and contempt for death. Unpacking this, we see that the whole, by whatever name he refers to it, and he has several, consists of what we might call ritual laws, political structures that lead to fellowship and benevolence, also laws in the strict sense, justice, just behavior,
as well as prescribed practices to inculcate personal moral characteristics. Neither could we extract one piece of this whole and call it law, politics, or religion. Nor could the whole be nominated as law, politics, or religion. Note that the term nomoi includes all of these categories and practices as well, and even more, as we shall presently see. In a lengthy passage, Josephus argues for the totality of the Judean code of laws, as well as its accessibility to all Judeans. Referring to Greek philosophers, including Plato and the Stoics, who are all monotheists in his view, he writes, "These, however, confined their philosophy to a few and did not dare to disclose the truth of their doctrine to the masses, who were in the grip of opinions, doxai. But our nomothetes, by putting deeds in harmony with words, erga and logoi in harmony with each other, not only won consent from his contemporaries, but also implanted this belief about God in their descendants of all future generations." So the nomoi, the logoi of the nomos, and the erga of the nomos have the goal of implanting a belief, monotheistic belief about God, in their descendants in all generations, such that it is unchangeable. The reason is that by the very morphe, the very form of the legislation of the nomoi, it is always employable by everyone and has lasted long, for he did not make piety a part of virtue, as Plato does, but recognized and established the others as parts of it. That is dike, justice, moderation, endurance, and harmony among citizens in relation to one another in all matters. For all practices and occupations and all speech have reference to our piety towards God. He did not leave any of these unscrutinized or imprecise. Right? Aoriston. In this passage, Josephus begins a wide-ranging comparison of the Torah of Moses with the practices of other peoples with regard to inculcating merit. Josephus has already designated the form of Judean government, politeuma, via an apparent neologism. Not even an apparent neologism, he says that he made it up. Theokratia, rule by God. That is, God as he has expressed himself in the Torah. Now, let us not make a mistake and conflate this with the modern word theocracy. The modern word theocracy is virtually the same as hierocracy, ruled by priests. That is not what Josephus means. Josephus means rule by this book, which was given by God to Moses, and is therefore a theokratia. Josephus here explains how the theocracy works by elaborating a theory in which virtues are inculcated by the Torah via a combination of words and practices, that is, constant study and constant practice, thus rendering it superior to those cultures that sought to transmit their values either by words alone, according to him, Athens, or deeds alone, Sparta. Right? And this is an ancient topos. This is not Josephus's topos, the topos that Athens went with words and Sparta with deeds. Josephus makes the point as well that for the Judeans, Eusebia toward God is not a virtue among the other virtues, but is the master virtue,
which incorporates and inculcates all of the others, and it is in this way that it is a theokrateia. Words here, it should be emphasized, means precisely laws, written laws, as it is glossed in the next sentence, while deeds is glossed in the next Josephine sentence as instructing through deeds, not words. Ethesen epaideon, ou logois. Right? So there's the law is an instructor in two senses, through the words and through the actions. Josephus is clearly relating to the dual practice, so characteristic of later rabbinism, of lives dedicated to the study of Torah, logos, and to the practice of the commandments, erga. Right? In the early third century, we have discussions among the rabbis, which is better, study or practice? And they answer that study together with practice is the best. Here Josephus is saying this precisely in the first century. As Barclay points out, John Barclay, Josephus is here mobilizing ancient topoi and stereotypes. Thus, with respect to Roman virtue, Dionysius of Halicarnassus writes, not by words is it taught, but inculcated through deeds. Josephus is saying, but the virtue of the Torah is that it is both through words and through deeds. Josephus goes on in the next sentences to write explicitly, but our nomothetos combined both forms with great care. He neither left character training mute, right? In other words, it's not just done through an imitation of deeds, nor allowed the words from the law to go unpracticed, right? Rather, starting right from the beginning of their nurture and from the mode of life practiced by each individual in the household, he did not leave anything, even the minutest detail, free to be determined by the wishes of those who would make use of the nomoi. But even in relation to food, what they should refrain from and what they should eat, the company they should keep in their daily lives, as well as their intensity in work, and conversely rest, right? 7 days thou shalt labor, and on the seventh day thou shalt rest. He set the law as their boundary and rule, so that living under this as a father and master, we might commit no sin, either willfully or from ignorance. He left no pretext for ignorance, but instituted the law as the finest and most essential teaching material, so that it would be heard not just once or twice or a number of times. He ordered that every 7 days they should abandon their other activities and gather to hear the law and to learn it thoroughly and in detail. This is something that all other legislators seem to have neglected, right? Nomos, nomos, nomos. Moses combined into a perfect whole the instruction of Israelites in virtue, by not leaving any required practices unexpressed, nor by leaving any words to be theoretical or unpracticed. The nomos, the Judean nomos, is thus the perfect expression and teaching mechanism for all Judean merit in all fields, in piety, in koinonia. The combination of constant hearing of the words and practicing the deeds inscribed in those words achieve excellence. For us, he says, who are convinced that the nomos was originally laid down in accordance with God's will, it would not be pious to fail to maintain it. Josephus goes on at this point to detail the merits and virtues inculcated by the nomos. Among the values and orders inculcated by the nomos are some, again, that we might identify as politics, some that we would call religious, others that we would call legal. But without any distinction of these three latter-day abstractions being made by Josephus, for him they are all the same. Thus the nomos has led to concord
among all Judeans. I must say that I wrote here, ha, in their conception of God. Moreover, their commonly held lifestyle, or bios, leads them to concord as well. Alibi. The nomos organizes the world with God at the top as governor of the universe, who designates the priests as managers of important matters, as overseers, and judges in disputes. Josephus follows this with what might appear as a non sequitur, namely that one of the merits of the Judean people is the ability to maintain life at the level of a rite or a mystery at every moment of existence. For the whole constitution is organized like a telete, right? A mystic rite, the whole constitution. Everything in the Torah, including the civil law, the rules for government, legal procedure, the rituals, the morals, and ethics, all are organized like an initiation ritual into the mysteries. By the way, let me make an absolutely wild suggestion that I thought of this afternoon in this context, that perhaps we have misunderstood what Paul says when he says in Romans 11 at the end that it is a mysterium. Perhaps he doesn't mean that it is a puzzle, a mystery in that sense, but that the whole inclusion of the Gentiles is an initiation into the mysterion. This both, I say it's a wild suggestion, and I throw it out very wildly. This both explains the constancy of the Judeans in the maintenance of these laws and practices, as well as revealing at least some of the affect of ardor surrounding them, right? The details are then given. There are the commandments which speak about God and prohibit other gods, make it illegal to make images of him. Following them, Josephus talks about sacrifices and the rules of sacrifice, prayer, purification rites. Josephus completes this section by emphasizing that all of this is part and parcel of the nomos. There then follows a discussion of sexual practices and marriage rules, purification practices, funerary rites, honor of parents. All of this is the nomos. Thus, we are informed that the law prescribes, the nomos prescribes how we ought to behave with our friends and requirements for judges. Nomoi, having to do with the treatment of enemies in battle, animal welfare. There follows honest business practice, and the list goes on. By the time Josephus is done, he has certainly encompassed what we call government, ritual, religion, politics, and law under one rubric, nomos. We could not nail this point down better than by citing Josephus's own summary. Concerning the nomoi, there is no need of further comment, for they themselves have been seen through their own content, teaching not impiety, but the truest piety. Right? And I feel a personal need to direct those words at the shade of Bultmann and Kesemann. I hope they're listening. Exhorting not to misanthropy, but to the sharing of possessions, opposing injustice, attending to justice, banishing laziness and extravagance, teaching people to be self-sufficient and hardworking, deterring from wars of self-aggrandizement, but equipping them to be courageous on their behalf, inexorable in punishment, unsophisticated in verbal tricks, but confirmed also by action. For this we offer as evidence clearer than documents. Thus I would be bold enough to say that we have introduced others to an enormous number of ideals that are at the same time extremely fine. For what could be finer than unswerving piety? What could be more just than to obey the laws? What could be more profitable than concord with one another, and neither to fall out in adverse circumstances, nor in favorable ones to become violent and split into factions, but in war to despise death, and in peace to be diligent in crafts and agriculture,
and to be convinced that God is in control, watching over everything, everywhere. Contrary to the frequent stereotype, then, that Greek Jewish writers reduced the Torah to law, it is clear from Josephus that he, at any rate, understood nomos in a way far more expansive than our notion of law would predict or allow. For him, it incorporates civil and criminal law, organization of government, cultic practice, including temple and private observance, beliefs about God, much more than law, politics, or religion, incorporating piety, personal piety and belief as well, and one might fairly say all of them, and thus demonstrating the falseness of all of these terms as categories for describing his world. Right? Nomos is the term that incorporates everything. Now, I'm going to be skipping some pages to page 16. Right. Page 16. So I would suggest that Torah, with all of its behavioral and emotional load in Jewish parlance, might frequently be the best rubric under which to understand Josephus's nomos, as well as his use of the term threskeia. In other words, let's take nomos back, retroverted back from Josephus, and what we're going to get is, I think, Torah in the fullest, richest sense. And I'm going to simply throw out the possibility for discussion that we have to read Paul's nomos against that background without, and I'm not saying which way it will go, right? But I'm saying that that we certainly have that possibility. Now, given the highly expansive sense of nomos demonstrated above for the Palestinian Jew Josephus, it is not entirely surprising to find, as E. Luther Copeland has remarked, that in anti-Nicene Christianity, before Nicaea, there was the beginning of an apologetic whereby nomos was used as an interpretative principle to enhance the understanding of the universal meaning of Jesus of Nazareth, paralleling the usage of logos with similar motivation in the fourth gospel, for instance, or in Justin Martyr. But that this nomos strand of apologetic, unlike that associated with logos, remains undeveloped, right? Partly because of the way that nomos came to be read because of the later readings of Paul. My suggestion is that Paul understood the Septuagint's nomos in the fashion in which it was understood by the Palestinian Jew Josephus. Sorry, had it been understood by him in the fashion in which it was understood by the Palestinian Jew Josephus, his work would have almost necessarily taken a different turn. I'm less certain of that than I was when I wrote this just a few weeks ago. I would replace it by with saying either his work would have taken a different turn or our understanding of Paul would have had to take a completely different turn. In the article just cited, Copeland has demonstrated a false start in anti-Nicene theology, whereby nomos takes the place of logos in Christological thinking. As he remarks, it would appear, therefore, that Torah nomos was a possibility along with davar logos for an apologetic principle by which the universal meaning of the Christ might have been understood. And such a nomos Christology actually had its beginnings in anti-Nicene Christianity. There are passages in the literature of the period where Christ is identified with nomos.
One of the most striking instances of such nomos Christology can be found in the text known as Kerygmata Petru, in which, as we are informed by Clement of Alexandria, the Lord is called nomos and logos. Many of us have read the Kerygmata Petru. I don't know how much we have really taken on the notion of the Lord, the Kurios, being actually called nomos. Supporting this account of things, Copeland also remarks, in the extravagant imagery of the Shepherd of Hermas, a great willow tree of one of Henas' visions is declared to be, quote, this is from the Shepherd of Hermas, the law of God that was given to the whole world, and this law is the Son of God proclaimed to the ends of the earth, end quote. Given these clear expressions of a nomos theology in the earliest Christian writings, Copeland then asks why this theological option remained so undeveloped and answers, it may be asked whether nomos, unless it were understood not really as nomos but as Torah, was dynamic enough to convey the radically personal and soteriological understanding of the Christ. If the choice had been between logos, with its richness of expression as logos spermaticos and logos endiatketos and prophorikos on the one hand, and the more static and prosaic nomos on the other, the vote surely would have gone to the former. Moreover, however much the early church insisted upon the necessity of law for the ordering of Christian life, the formidable figure of Marcion must have loomed large upon the horizon as a barrier to associating law too closely with the person or essence of God. Now, Copeland had put in parenthesis not to mention Paul, but that is exactly the question that we are raising. But as the final remark in this lecture of mine, I would like to make two points from Josephus. As rich and deep as we find nomos functioning in the words of Josephus, as the all-encompassing word of God, with both its psychological and practical aspects bound fully together, it seems that the Pauline understanding of nomos, nonetheless, was more static and prosaic. It wasn't quite sufficient to express the full sense of the affective, mystical Jewish relation to the Torah. And for that, Paul sought something different, right? Something different than nomos. Secondly, it was surely Paul, much more, I think, than Marcion, who, owing to his own sense of what nomos means, and taking it as law in the more narrow sense, ultimately made it impossible for Christians to understand Torah as it had been understood by Jews forever as the living, breathing presence of God on earth, as manifest in both the logoi of the Torah and the erga of the nomos Torah. But just a footnote to add that after the last 2 days of this conference, I am wondering whether it was Paul who made that error, or rather the interpretive tradition of misreading Paul very, very early, but very, very early within the Christian tradition. Thank you. Thank you very much, Professor Voyarin. In fact, the symposium tonight is the pursuit of a combination of two objectives. One, the first and foremost one, we may say, was thanks to the initiative of Professor Boccaccini, then mediated by Professor Stefani, was to give us, a larger audience, the chance to meet distinguished scholars who, on the occasion of the Henoch meeting, happened to be in,
Italy and especially in Rome these days. But there is a second objective, and that is now represented by the fact that we move on to Italian, and that is that tonight we want to have a sort of a meeting, a gathering of US scholarship with Italian scholarship. So Professor Boyarin mentioned that. We will now move to the second part of tonight's symposium, a serious string of three reactions to Professor Boyarin's lecture. I ask you to be fairly short, let's say 10 minutes for each little reaction, in order to give us, at the end, the audience, also the chance to ask questions to the present scholars here. Vogliamo, word has come to me that there has been a short supply of microphones. Siccome adesso passiamo all'italiano, vorrei chiedere a tutti quelli che sanno la lingua italiana di passare possibilmente ai nostri ospiti di lingua inglese di allora passare i microfoni, le cuffie, perché non abbiamo cuffie forse abbastanza. Quelli che capiscono l'italiano diano la cuffia. Chi non capisce. Whoever doesn't understand Italian, please raise your hand if you don't have headphones. There are some phones in the back. Dunque, mentre passano ancora le cuffie. Dunque, chi avrebbe bisogno di una cuffia adesso perché parliamo in italiano, che si faccia vivo. Dunque, il primo intervento stasera è di professore Penna, dunque pronunciato da professore Stefani. Professore Penna, professore della Pontificia Università Lateranense, ha insegnato anche alla Gregoriana, così come qui all'Istituto Biblico e al Pontificio Istituto Biblico di Gerusalemme. Autore di numerose pubblicazioni, voglio menzionare qui Essere cristiani secondo Paolo, l'Apostolo Paolo, Studi di Esegesi del 1991, Il ritratto originale di Gesù il Cristo, 1996, ultimamente Paolo di Tarso, Un cristianesimo possibile. Dunque siamo proprio immersi nel nostro argomento. Grazie, professor Stefani. Faccio una brevissima premessa. Il professor Penna ha dato un testo molto più ampio, questa sintesi l'ha prodotta lui stesso, però il testo completo potete trovarlo sul sito di Biblia, www.biblia.org, avete il testo completo articolato del professor Penna, naturalmente in lingua italiana. Questo contributo vuole sostenere che Saulo Paolo, pur provenendo dalla diaspora ellenistica, era un giudeo di nascita e di formazione e che tale rimase fino alla fine della sua vita. Lo deduciamo innanzitutto dalle sue stesse missioni, come leggiamo non solo negli Atti Lucani, ma anche nei suoi testi. Circonciso all'ottavo giorno della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei. Quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge, irreprensibile. Filippesi 3, 5, 6. In più, la cosa si conferma per il fatto che egli non impiega mai la qualifica cristiano non solo per altri, ma neppure per se stesso. Qui intendo esporre almeno alcune componenti di questa giudaicità, prima quelle tipiche e peculiari del giudaismo, in quanto tale da lui sempre condivise, e poi quelle anomale e di fatto non riducibili alla identità giudaica di base.
per dire che tra Paolo e il giudaismo si dà allo stesso tempo una paradossalmente continuità e discontinuità. Componenti tipiche. Enumero semplicemente alcune costitutivi della giudaicità di Paolo che rimangono anche dopo l'evento della strada di Damasco. Il primo consiste nella utilizzazione delle sacre scritture proprie del giudaismo stesso. Paolo non conosce altri scritti su cui fondare o a cui rimandare i contenuti della fede cristiana. È vero che alcuni di questi contenuti non trovano alcun fondamento biblico, come addirittura nel caso dei due momenti centrali della fede cristiana, come la morte del Messia e la risuscitazione, che non sono presenti nelle scritture di Israele. Un altro dato è il monoteismo. Pur ammettendo l'esistenza nella società del suo tempo del culto di molti dei, Paolo sa bene che per noi c'è un solo Dio, 1 Corinzi 8:6, anche se, discostandosi dalla formulazione dello Shema, lo distingue dal solo Signore Gesù Cristo. In materia ha scritto molto Larry Hurtado, che si appoggia su alcune figure intermedie come la sapienza, la parola, alcuni angeli inseriti tra Dio e il suo popolo, senza inficiare la fede monoteistica. In ogni caso, ritengo che l'Apostolo non abbia mai attribuito a Gesù la qualifica di Zeos. C'è poi un terzo dato, che è la prospettiva escatologica. La cultura greca, come è noto, non conosce l'idea di uno sbocco del tempo e della storia in un futuro ultimo e definitivo. Quindi la speranza non ha valore. Non si vede, come si vede già in Esiodo con il celebre mito del vaso di Pandora. Se non è un male, la speranza è quantomeno un'illusione. Invece il tema della speranza coniuga insieme ebraismo e cristianesimo. In effetti, a parte la fede nella venuta storica del Messia già verificatasi in Gesù di Nazaret, l'idea paolina dell'attesa di una ulteriore venuta ultima, come la troviamo ad esempio in 1 Tessalonicesi 4, 15-17, per di più coronata da altri tratti apocalittici, è di pura matrice giudaica. Infine, accenno soltanto ad alcune affermazioni decisive in Romani 11, dove all'interno di una argomentazione comunque complessa, Paolo tratta di Israele in modo assolutamente positivo, sia quando ne parla in termini di primizia e di radice santa, sia proclamando che tutto Israele sarà salvato, sia sostenendo che i doni e le chiamate e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Ciò sono irrevocabili nonostante l'incredulità nei confronti del Vangelo. Questo è il primo punto. Secondo punto, componenti atipiche. Bisogna riconoscere che alcuni dati paolini mal si combinano con la identità di quello che da alcuni autori viene chiamato un po' impropriamente Common Judaism. Anzitutto va considerata la cristofania sulla strada di Damasco. Certo là non si trattò di una conversione vera e propria, dato che Paolo non ne parla mai in questi termini, ma va riconosciuto che poi egli non cambiò la sua condotta morale, già irreprensibile, e neppure cambiò la religione, concetto questo latino, ma non ebraico né greco. Ma semplicemente, come si esprime egli stesso, fu ghermito dalla persona di Gesù Cristo, il quale divenne per lui la sua nuova ragion d'essere, fino al punto da essere considerato misticamente come vita della sua vita. Galati 2:20. Ebbene, un'esperienza del genere non si constata in nessun altro ebreo appartenente al cosiddetto medio giudaismo. In secondo luogo,
l'evento comportò una sorta di reset di ciò che prima Paolo pensava della legge Torah Nomos. Qui abbiamo interrelazione più diretta. Per lui la Torah non fu più quella di prima. Certo, essa resta intatta nel senso di grafè, ma non è più il criterio della giustificazione di fronte a Dio. Lo si vede nella contrapposizione dei due significati nello stesso versetto di Romani 3,21. Ora invece, senza la legge, la giustizia di Dio si è manifestata, testimoniata dalla legge e dai profeti. Uno come nomos, l'altro come grafè. Dove si dà un evidente scollegamento tra legge e giustizia di Dio. Ovviamente ciò pone il problema della sua origine. Come mai Dio ora interviene senza la legge, che secondo la tradizione giudaica è pur da considerarsi come ineguagliabile dono di Dio stesso? L'Apostolo aveva già affrontato la questione in Galati, dove la legge data a Mosè era messa in contrasto con la promessa fatta ad Abramo. In terzo luogo, una sorprendente conseguenza innovativa è stata l'universalità della missione intrapresa da Paolo. Per sua stessa missione, l'esperienza sulla strada di Damasco consiste in una vera e propria apocalipsis, che lo spinse al compito di annunziare il Figlio di Dio tra le genti. Questo esplicito riferimento alle genti richiama due altri casi classici della tradizione profetica di Israele, quello di Geremia, ti ho posto come profeta per le genti, e quello del servo di Adonai, ti farò luce delle genti. Come si vede, i tre personaggi convergono sul tema di una inusitata missione tra le genti esterne al popolo di Israele. Ma nel caso dei due profeti veterotestamentari, una vera e propria predicazione fuori dai confini di Israele non si verificò. Che il giudaismo abbia comunque esercitato un effettivo influsso sulla società greca e romana è innegabile, dovuto al rilievo che ebbe la stessa esistenza di Israele con le sue note di originalità più che a una specifica attività di proselitismo. In ogni modo, Paolo rappresentò certamente un caso senza paragoni rispetto alla matrice giudaica. Un quarto dato, insieme interessante e problematico, consiste in un eventuale parallelismo con i culti misterici ellenistici, come possiamo leggere in Romani 6,1-11, circa l'assimilazione dei battezzati con Cristo morto e risorto. A differenza degli dei dell'Olimpo, le divinità e dei misteri conoscono un destino di sofferenza e di morte e proprio la loro passione li avvicina di più ai mortali, i quali anzi vedono in essi il proprio paradigma. Occorre comunque precisare che quell'esperienza di sventura e redenzione non ha alcuno spessore storico, ma ricalca soltanto il ciclo annuale della vegetazione che muore e rinasce. La stessa osservazione vale per l'idea di una coinonia con Cristo. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione col sangue di Cristo? Come sfondo possibile non si possono calcolare le scritture di Israele. Infatti, sul cosiddetto sacrificio di comunione, Shelamim, descritto in Levitico 3 e 7, bisogna osservare doppiamente sia che quel sacrificio non implica nessuna unione mistica con Dio, poiché si tratta solo di mangiare davanti al Signore e non con Lui, sia che i sacrifici, pur incentrati necessariamente sul sangue, non solo il sangue non è e non può essere bevuto, ma esso non ha nemmeno nulla a che fare con il vino, che infatti nei sacrifici è totalmente escluso. Di conseguenza si prospetta la possibilità di vedere nella grecità un elemento di condizionamento culturale della concezione paolina, non solo perché a livello filosofico si parla di comunione con Zeus, ma soprattutto perché a livello cultuale si fa riferimento alle celebrazioni sia del dio Dioniso sia del dio Serapide, il primo come il dio del vino,
viene celebrato da Euripide, il secondo è ritenuto come ospitante e partecipe degli stessi banchetti sacri. Certo, bisogna stare in guardia dal maggiorare i dati comparativistici a nostra disposizione e comunque va ben precisato che il problema della genesi della nozione di coinonia non va confuso con quello della sua originalità teologica. Infatti, l'idea di comunione con Cristo dice molto di più di quanto la sia presupposto, perché ben diversa è la figura di Cristo stesso. Conclusione. Terza parte, la conclusione. Dunque, se da una parte Paolo di Tarso va comunque ritenuto un giudeo, dall'altra risulta pure che più volte egli, come si dice, canta fuori dal coro. Non che il giudaismo del tempo fosse monocorde e monolitico, ma egli adotta delle posizioni certamente atipiche. E non è senza significato che qualche corrente del cosiddetto giudeo-cristianesimo dei primi secoli lo abbia definito senza mezzi termini apostata dalla legge. Lo fanno soprattutto le cosiddette pseudo-clementine del III secolo che denigreranno Paolo sia declassando l'apparizione sulla via Damasco, al quale fosse stata fatta da un Gesù adirato come rivolgendosi a un avversario, sia paragonando Paolo tanto al nemico che ha seminato in mezzo al buon grano, secondo la parabola evangelica, la zizzania, quanto addirittura all'impostore che predica un falso Vangelo, secondo quanto dice Matteo 24:24. Uno studio di pochi anni fa si è posto la questione se Paolo sia stato un deviante o un riformatore del giudaismo. L'autore, Roghua Jefferson Lynn, sostiene che l'apostolo volesse realizzare la promessa di Dio ad Abramo, secondo cui le genti sarebbero state benedette dai giudei, ridefinendo l'idea stessa dell'appartenenza a Israele, la cui autocomprensione si era ossificata. Ronghua ritiene che i giudei della diaspora abbiano rifiutato Paolo a motivo della sua teologia propria, ma non degli effetti che la sua accettazione avrebbe implicato per la loro posizione all'interno. Per gli effetti che la sua accettazione avrebbe implicato nella loro posizione all'interno della società gentile che comportava per loro l'esenzione da vari doveri civici. Certo è che le forti dichiarazioni post-damascene di Paolo sulla perdita e sulla spazzatura come qualifica di ciò che la sua identità giudaica richiedeva prima dell'incontro con Gesù Cristo, non sono facilmente riconducibili a un'appartenenza indiscussa a Israele. Sicché, tenendo conto del fatto che l'apostasia si definisce in base alla reazione del gruppo e non all'autovalutazione dell'individuo, come scrive John Barclay, nella misura in cui Paolo fu costantemente ripudiato come apostata dai suoi contemporanei, l'etichetta corrisponde alla realtà storica. In sostanza, benché egli non ritenesse di essere tale, il suo gruppo di provenienza e di appartenenza lo aveva rifiutato. Che poi ci siano stati dei tentativi da parte di Israele, soprattutto in tempi recenti, di ricondurre a casa l'eretico, questa è un'altra questione. Chiediamo al professore Stefani di riferire al professore Penna i nostri ringraziamenti per averci messo a disposizione le sue riflessioni. Adesso passo la parola al professore Boccaccini, che nel caso suo parlare adesso di Italian Scholarship è una sorta di riappropriazione
il professor Boccaccini è professore all'Università di Michigan da quanti anni? 25 anni. È il fondatore del Henoch Seminar e capo editore della rivista Journal Henoch fino al 2012. Tra le pubblicazioni che vorrei menzionare è Beyond the Essene Hypothesis, The Parting of the Ways Between Qumran and Enochic Judaism, del 1998, Roots of Rabbinic Judaism, 1994, Middle Judaism, Jewish Thought, 300 BCE to 200 CE. Professore Boccaccini dunque incorpora le due culture, le due tradizioni, a noi ci parlerà in italiano. Sì, è sempre per me un grande piacere e onore parlare in istituzione italiana. Io sono da 25 anni negli Stati Uniti, ho la cittadinanza americana, doppio passaporto. Sto passando metà della mia vita negli Stati Uniti, ma logicamente è sempre un piacere quando c'è la possibilità di tornare in Italia e di poter avere uno scambio con la scholarship italiana. Non dimentico le mie radici, quello che devo a una persona in particolare, al professor Sacchi, Paolo Sacchi, ora è molto anziano, non sta bene, ma dobbiamo ricordarcelo tutti noi italiani quanto dobbiamo a lui in questo campo. E credo che si debba ricordare anche e personalmente ricordo anche le tante ore che ho speso da studente alla biblioteca di questa del Pontifical Biblical Institute, quindi c'è una particolare anche enfasi di gratitudine per quello che ho ricevuto anche da questa istituzione. Senza questa istituzione non avrei potuto completare la mia formazione e l'ospitalità qui ricevuta. Oggi c'è una pattuglia notevole di italiani all'estero, si parla tanto di cervelli in fuga, dovremmo esserne tutti molto orgogliosi. Edmondo Lupieri, che ora è a Chicago, alla Loyola University, Pierluigi Piovanelli all'University di Ottawa, Giovanni Bazzana, che è qui presente, a Harvard University. Se qualche volta noi italiani ci diamo un pochino la croce addosso, ma insomma ci facciamo valere nel mondo. Ecco. Quindi diciamo, mi è stato chiesto oggi di dire due parole sull'incontro che stiamo facendo, questo seminario che stiamo facendo a Roma, che vede raccolto in gruppo di una quarantina dei massimi studiosi internazionali su Paolo, molti dei quali sono ben conosciuti anche in Italia. Menziono poche persone, se non me ne vogliano gli altri, ma quelli che magari hanno libri tradotti in italiano, il professor Chasworth che è qui in prima fila, il professor Hurtado, Larry Hurtado, che è qui, Paul Baumgarten, potrei continuare con una lunga lista, Pamela Eisenbaum, Paula Fredriksen, una lunga lista di studiosi che sono molto ben conosciuti anche qui in Italia, che sono presenti in questa aula e sono presenti ai lavori del nostro seminario, senza naturalmente nominare il professor Boyarin. È molto importante questo lavoro internazionale che stiamo facendo sul Secondo Tempio, perché moltissime cose sono cambiate con una rapidità così eccezionale, diciamo così, per cui magari qui in Italia le cose arrivano un pochino sempre in ritardo, ecco. E sta succedendo con Paolo quello che è successo con Gesù. Io mi rendo conto qui in Italia qualche volta parlare che Gesù è ebreo, dire che Gesù è ebreo, ma fa ancora scandalo, sembra dire chissà che. Ormai diciamo questa è una cosa a livello internazionale superata, ecco. Cioè, insomma, smettiamola di discutere in Italia sul fatto che Gesù era ebreo. Cos'altro era? Scandinavo, non so, veniva dal pianeta Marte. Cioè, è inutile parlare. Ecco, la stessa cosa per Paolo. Per Paolo sta succedendo adesso la stessa identica cosa, il recupero della ebricità di Paolo. Io sono molto grato alla relazione che ha fatto il professor Pena, gli era stata chiesta di parlare della new perspective of
Paul, e a me mi è stato chiesto di parlare di quello che sta oggi succedendo, perché siamo già al di là della New Prospective. Ecco, quindi non voglio nemmeno parlare della vecchia prospettiva di Paolo, che vedeva Paolo come il nemico del giudaismo, come quello che aveva dedicato la sua vita a combattere contro la terribile religione ebraica legalistica che doveva essere distrutta perché si affermasse il cristianesimo. Questa visione, per fortuna, è definitivamente finita. Questo lo voglio dire al Pontifical Biblical Institute. Questa visione è definitivamente finita. Purtroppo ci è voluto l'Olocausto, purtroppo ci sono volute tante cose, ci sono voluti sette membri della mia famiglia morti a Auschwitz, ma per fortuna questa cosa è definitivamente finita. La New Prospective, come ha ben chiarito professor Penna nella sua relazione, ha prima di tutto affrontato il problema che Paolo non aveva nessuna intenzione di denigrare il cristianesimo. Per Paolo il giudaismo non è una religione inferiore da combattere. Paolo è piuttosto un riformatore, è qualcuno che ha un pensiero radicale, come ha anche affermato il professor Boiari, che propone una prospettiva nuova e originale all'interno del giudaismo. La nuova prospettiva su Paolo, cominciata da Sanders e che ha avuto nel professor Penna anche uno dei suoi massimi esponenti in Italia, ha avuto il merito di cambiare questa visione negativa del giudaismo e di affermare invece un rapporto positivo tra Paolo e il giudaismo. Uno dei fondamenti della visione della New Prospective era esattamente di recuperare le radici e gli elementi giudaici nella figura di Paolo, cosa che professor Penna ha fatto molto bene. Ci sono degli elementi tipicamente giudaici nella figura di Paolo, ci sono degli elementi atipici nella figura di Paolo. Io oggi volevo dire due parole su quello che sta avvenendo ora. La New Prospective è in un processo anch'essa di superamento. Esattamente questa distinzione tra la preservazione di elementi giudaici e gli elementi atipici non più giudaici, ecco, questa distinzione è ora messa a livello internazionale in crisi. Perché? Se noi applicassimo lo stesso criterio a qualunque altra figura di rilievo del giudaismo del secondo tempio, noi dovremmo concludere che nessun pensatore ebraico del secondo tempio era ebreo. Perché se noi applicassimo lo stesso criterio a Filone Alessandrino, potremmo parlare degli elementi giudaici in Filone Alessandrino, in Filone l'ebreo, e poi potremmo parlare degli elementi atipici in Filone l'ebreo, che sono moltissimi e non sono meno importanti di quelli di Paolo. Quindi il paradosso sarebbe che Paolo e che Filone l'ebreo non era ebreo, mentre invece noi continuiamo a dire che Paolo non era ebreo, o se lo era è perché aveva preservato degli elementi prima della sua conversione o della sua esperienza mistica di incontro con il Gesù risorto. Oggi si sta cercando di affermare che Paolo non solo era ebreo in quello che condivideva con altri ebrei, ma Paolo è ebreo e rimane ebreo anche negli elementi di novità, anche negli elementi atipici, che sono elementi originali all'interno del pluralismo ebraico del tempo. Non esiste un giudaismo monolitico dal quale Paolo si differenzia. Paolo è parte del
Sì, di un coro poliforme, di una polifonia ebraica del tempo. Anche quando esce dal coro e canta il sonista, rimane parte del coro. Ecco, questo è quello che... Quindi, dal punto di vista storico, la nuova radical perspective, chiamiamola la nuova fase della nuova prospettiva, tende a affermare che Paolo, in tutti i suoi aspetti, in quelli che condivide con altri ebrei e in quelli originali, è e rimane un pensatore ebraico del secondo tempio. E come tale va considerato. Dire che Paolo è un ebreo del secondo tempio, non vuol dire, ripeto, che Paolo è un ebreo come tutti gli altri, che non c'è nulla di originale nel suo pensiero. Paolo è un pensatore originale come altri pensatori del tempo. In questo senso anche l'alternativa tra Paolo ebreo e il Paolo cristiano non ha ragione di essere, perché Paolo al tempo stesso è un ebreo al 100% ed è parte di un movimento ebraico del primo tempo che è il movimento di Gesù. Quindi l'enfasi, l'accento sulla pluralità del giudaismo del secondo tempio ci permette di considerare Paolo al tempo stesso come un ebreo al 100% del secondo tempio e al tempo stesso come l'esponente di un gruppo particolare dell'ebraismo del secondo tempio che è il nascente movimento cristiano. Certo, Paolo non era niente d'altro, perché non esisteva niente altro. Il cristianesimo non esisteva come religione separata dal giudaismo al tempo di Paolo. Paolo avrebbe forse riso dalle nostre tentativi di distinguere dal giudaismo. Questo non significa che Paolo avesse posizioni originali, anche molto radicali e molto non anticonformiste. Altri elementi che vorrei... Due minuti e finisco. Quindi chi era Paolo? Paolo è un ebreo del secondo tempio, che noi sappiamo essere stato un membro del movimento farisaico, che poi si unì al movimento gesuano con una forma di unione che non è una conversione da una religione all'altra, ma piuttosto il passaggio da un gruppo all'altro. Sarebbe come un ebreo di oggi che da essere ultra tradizionalista diventa reform, o un cristiano che dall'essere di conservative diventa invece progressive. Ecco, diciamo in questa maniera. Tutti noi sappiamo che le nostre religioni sono molto diverse, ecco, qualche volta facciamo finta di non saperlo, ma credo che ognuno di noi abbia chiaro cosa significa muoversi all'interno di un gruppo a un altro. E Paolo evidentemente condivide l'idea di Gesù come Messia e offre un annuncio che è legato al perdono dei peccati che Gesù offre ai peccatori ebrei e gentili, con certamente un accento particolare sulla missione ai gentili. Un altro elemento, e finisco con questo, che si sottolinea molto oggi a livello internazionale, è che Paolo non mette in discussione la validità della legge. Questo l'ha accennato Bojarin alla fine del suo intervento. Ha detto, dopo due giorni della conferenza, probabilmente mi rendo conto che la colpa non è tanto di Paolo, ma del modo con cui Paolo è stato interpretato. Perché il problema non è tanto come Paolo interpreta la legge, ma il problema è come poi il rapporto di Paolo con la legge è stato interpretato o frainteso dopo Paolo. Oggi si sottolinea che Paolo in realtà non mette in discussione la legge. Io direi personalmente che la sua concezione di legge non era diversa da quella di Giuseppe. Il problema è che Paolo, come un ebreo apocalittico del primo tempio,
ha come sua preoccupazione principale non la legge, ma la persona che non riesce a obbedire la legge perché vittima di un male universale. È il peccato, è la forza del male. Questo è un elemento tipico apocalittico. Quello che i cristiani tante volte chiamano come peccato originale e che si pensa sia un elemento cristiano particolare, in realtà è un'idea giudaica che esiste molti secoli prima di Paolo. Ecco, Paolo è un ebreo apocalittico che sottolinea non l'insufficienza della legge, ma l'insufficienza dell'uomo nella sua capacità di obbedire alla legge, e vede nel Messia, nel dono del Messia Gesù, la risposta di Dio al potere del male. Come vedete, sono prospettive diverse. Ecco, io vorrei invitare tutti voi a unirvi, andare oltre, non soltanto all'idea tradizionale, ma a condividere questo processo per molti versi esaltante e entusiasmante che stiamo vivendo oggi, di riscoperta della ebraicità di Paolo, e lo stiamo facendo insieme, ebrei, cristiani, professori in università secolari, tutti insieme in uno sforzo internazionale e collettivo che, ripeto, non è meno entusiasmante di quello che è successo per la figura di Gesù. Grazie tante, professor Boccaccini. L'ultimo intervento di stasera ci verrà offerto da professor Piero Stefani. Insegna alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano e, last but not least, al Centro Cardinalbea della Pontificia Università Gregoriana, e presidente di Biblia, esperto del SAE, segretariato attività ecumeniche, e questo ci indica è un personaggio centrale per l'incontro dell'ebraismo e del cristianesimo qui in Italia. Tra le pubblicazioni ricordo Introduzione all'ebraismo 1995, Le radici bibliche della cultura occidentale 2004, L'antigiudaismo, storia di un'idea, sempre 2004. A lei la parola. I minuti sono pochi e dichiaro subito cosa intendo fare in modo molto sintetico e quindi assolutamente inadeguato come a livello di dimostrazione. Il professor Boiari ha mostrato l'ampiezza della parola nomos e come sia importante e decisivo capirla in un senso molto largo per evitare fraintendimenti. Il professor Boccaccini ha usato, giustamente, in modo largo la parola giudaismo. La mia intenzione molto più limitata è quella di vedere cosa intende per giudaismo Paolo e dimostrare, o indicare meglio, come per Paolo l'essere giudeo non equivale al giudaismo. E forse anche intorno a questa parola sono sorti dei problemi perché lui la usa. È stato ricordato dal professor Boiari come la parola giudaismo, giudaismos, ma insomma il giudaismo in senso proprio, è presente soltanto in seconda Maccabei, in quarto Maccabei e nella lettera ai Galati. Oltre, nella generazione successiva, in Ignazio di Antiochia, il quale sul modello del giudaismo crea per la prima volta, almeno per quel che sappiamo noi, la parola cristianesimo. Quindi la parola cristianesimo dipende dalla parola giudaismo, nel senso della distinzione. Ma siamo una generazione successiva, o due generazioni successive per essere meglio precisi. Paolo la usa nella lettera ai Galati.
Per completare il discorso bisognerebbe quantomeno usare una parola su cui non posso fermarmi, cioè il verbo giudaizzare, giudaizzo. Questo non posso affrontarlo, però sarebbe molto importante. E mi limito a leggere il passo e a commentarlo molto brevemente, in cui Paolo usa la parola giudaismo per indicare il proprio passato. Vi dichiaro, infatti, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non è secondo gli uomini, neppure io infatti l'ho ricevuto, né sono stato istruito da parte d'uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Avete ascoltato al mio riguardo il mio rivolgimento, così traduco Anastrofè, nel giudaismo, come io perseguitassi oltre misura la Chiesa di Dio e la sconvolgessi, progredendo nel giudaismo più di molti miei coetanei della mia stirpe, essendo più che zelante nel sostenere la tradizione dei padri. Ma quando colui che mi segregò fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque di rivelare a me suo figlio, perché compissi il buon annuncio in mezzo alle genti, subito, senza consultare carne e sangue e senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. Allora, sembra che appunto la parola anastrofè qui vada intesa non semplicemente come comportamento, ma come giustamente ha colto Gerolamo, a mio modo di vedere, che rende con conversazio, come un modo di dire, scusate l'espressione breve, di trovare il fondamento del principio di verità in quello che c'è alle spalle, cioè quello che viene ricevuto, la tradizione dei padri. Questo è il giudaismo per Paolo, è la tradizione dei padri, del resto anche i Maccabei dicono così. Intanto Giuda e i suoi compagni, passando di nascosto nei villaggi, chiamavano a sé i loro congiunti e raccolti quanti erano rimasti fedeli al giudaismo, misero insieme circa 6.000 uomini. Allora, non è importante stabilire se i contenuti effettivamente fossero quelli precedenti. Probabilmente i contenuti erano diversi. Il problema è che, anche se uno dice contenuti diversi, afferma che erano contenuti precedenti. Cioè, dice che il principio di verità è la tradizione. E questo giustifica, diciamo, l'astratto giudaismo come giustifica l'astratto cristianesimo. Nel momento in cui c'è una forma astratta, il principio di verità è nel passato e viene ricevuto. Allora, la rottura di questo schema per Paolo è il verbo, o la sostantivo, ci sono tutte e due, apocalipto, o cioè la rivelazione, o mi è stato rivelato, o ho ricevuto una rivelazione. Adesso non possiamo passare in rassegna per esteso. Il criterio di verità non è più la tradizione, non è più nel passato, ma nel presente. Questo è il momento di passaggio. Questo momento di passaggio, e lo aveva citato anche il professor Penna, fa sì che la possibilità di evocare la profezia biblica si riapra, che lui racconti la propria vicenda sul modello di Geremia non è occasionale. Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato, ti ho costituito profeta per le genti, Goim, Geremia 1:5. Dove il problema non è naturalmente dire che fa quello che fa Geremia, nel senso che Geremia non ha un'azione proselitistica o di annuncio nei confronti dei Goim, ma il problema è che il modello della sua vocazione è stato preso da una vocazione che è presente e non garantita dalla tradizione passata. E in questo senso, appunto, si può dire che è giudeo, resta giudeo in quella tradizione, ma non nella
in quell'ambito, ma non nell'elemento della tradizione dei padri. Questo è il primo punto. Il secondo punto, che non riuscirò a formulare se non ancora più sinteticamente, è che in questa frase, naturalmente, il giudaismo viene chiamato, il giudaismo in questa accezione, viene messo in causa come motivo per perseguitare la Chiesa di Dio, Ecclesia Zeu, Assemblea Ecclesia. Cioè, allora, che cosa si intende per Chiesa di Dio? Sanders, proprio in una conferenza tenuta qua, gregoriana, anni fa, aveva detto, teniamo presente che Paolo usa un lessico particolare per indicare il suo gruppo. E non usa l'espressione qualsiasi, usa delle espressioni varie per indicare il suo gruppo. Una di queste certamente non usa cristiani, non usa cristianoi, Chiesa di Dio sì. Ma alla fine della lettera ai Galati c'è, mi riferisco di nuovo anche a un passaggio di Sanders, l'espressione Israele di Dio. Allora è decisivo sapere se le due espressioni, Chiesa di Dio e Israele di Dio, sono equivalenti o no per Paolo. Perché se sono equivalenti cade tutto il discorso. E molti l'hanno resi in interpretazione come Israele di Dio a cui dà la benedizione sia equivalente. Indico, e con qui concludo, come una lettura piana del passo di Galati 6, 14 e 16 indichi come, le due come i due termini non possono essere intesi come equivalenti. Quanto a me, invece, non si dia altro vanto che la croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né il prepuzio, ma la nuova creazione. Su quanti seguiranno questa norma, canon, sia pace e misericordia e kai sopra l'Israele di Dio. Allora, coloro che seguono questa norma sono coloro che dicono che non c'è più, quello che conta non è più la circoncisione o la non circoncisione, non è più essere gentili o ebrei e gentili, ma essere nuova creazione. Questo è un modo adeguato per dire la Chiesa di Dio. Su coloro, su questi e sull'Israele di Dio, che è un'altra cosa, che è un'altra cosa. Allora, in questo senso, appunto, non bisogna ricondurre l'atteggiamento di Paolo rispetto al giudaismo, così come dice lui, come equivalente a Israele o a Israelitai. Tante grazie, professore Stefani. With this, I suggest that we return to the lingua franca of our time, English. We need to conclude here at 8 o'clock, so unfortunately we won't have time to start a debate among our speakers tonight here, but I would like to open up to this audience here to give a chance to ask a couple of questions. A microphone will pass around, so for the last couple of minutes, if there are questions, please come forward. Jean-Pierre. I would like, in Italian or in English? I'd like to thank all the contributors. My question is for Daniel Boyarin. I was wondering whether in the Second Temple Judaism and early Christianity, there was not a strange encounter of traditions about the nomos and the Son of Man. Ben Adam, Barnash, that compounded and created a new understanding of nomos as well.
I don't really know of that particular concatenation. You know, I have not come. I mean, obviously, there's plenty of Son of Man, and there's plenty of Nomos, but I haven't seen them brought together in that way, except in these few hints of a kind of Nomos, you know, Nomos Christology, if you will. I know the term is anachronistic, and and it just makes me wonder also about the Matthew statement that when Jesus says he's come to fulfill the law, if that doesn't mean something more charged theologically than perhaps if he is not saying that in his person he is coming to the little hints and bits and pieces of a notion of Jesus himself as a law become flesh, so to speak, but and he is, of course, the Son of Man, but I don't know of any direct, if you do, please, I'd be happy to. Magari solo per rimarcare due cose, visto che ho partecipato un po' da spettatore esterno ai lavori di questi giorni, e rifacendomi un po' anche a quello che diceva Gabriele Boccaccini, magari un'osservazione di carattere negativo sarebbe proprio alla luce del fatto che Paolo viene collocato pienamente all'interno del giudaismo del Secondo Tempio, sarebbe anche opportuno non parlare più di apertura di Paolo all'universalismo, perché quello conduce poi sempre a parlare, a contrapporre un giudaismo invece particolarista, che è un problema ovviamente, ma anche perché lo studio del giudaismo del Secondo Tempio dimostra che in realtà c'è altrettanto universalismo in alcuni testi del Secondo Tempio. E invece l'osservazione di carattere positivo, perché mi sembra che appunto dall'aver ascoltato i lavori di questi tre giorni sia emerso, almeno per quanto mi riguarda, un valore aggiunto che, diciamo, la nuova ricerca su Paolo, un valore aggiunto che viene portato dallo studio e allo studio di Paolo, che in un certo senso è un valore che già il libro di Bojarin, che è stato menzionato, no, Radical Jew, presentava 20 anni fa, nel 1994, focalizzando la questione sulla questione dell'identità, che in un certo senso è centrale ancor più oggi. E allora Paolo qui assume una rilevanza, lo studio di Paolo e la figura di Paolo assume una rilevanza che va anche al di là della questione, no, giudaismo-cristianesimo o della dogmatica, perché anche diventa l'esempio di una persona che ha lottato, in molti casi anche fallito, ma comunque ha avuto a che fare, ha dovuto fronteggiare la questione che abbiamo anche noi in molti casi di identità differenti, di come anche diceva Gabriele Boccaccini, no? Identità, passare attraverso diverse identità, oppure la convivenza tra gruppi e persone, individui che hanno identità non solo religiose, ma anche culturali, pratiche, etniche, nella vita di ogni giorno, così che appunto nelle lettere di Paolo forse si vede in molti casi in cui questa convivenza diventa difficile, problematica, in questioni molto molto ordinarie, di vita ordinaria. E poi Paolo appunto in molti casi ha a che fare con questo, non sempre le sue soluzioni sono eccezionali, ma è una figura che ha fronteggiato questi problemi in maniera appassionata e che ancora ha qualcosa da dire anche a noi. Grazie. Ok, one last yes question. Yeah. Grazie. Dunque, ho sentito che il termine di nomos aveva un senso molto largo
in Flavio Giuseppe e che in qualche modo invece nelle lettere di Paolo questo senso viene in qualche modo ristretto e delimitato. Ora, tra i vari ambiti, diciamo, ai quali il termine nomos poteva essere riferito, o oggi possiamo credere che sia riferito, non ho sentito citata l'ambito astrale. Ora, quei tempi erano tempi nei quali, diciamo, si passava proprio dall'astronomia, dall'astro logos all'astronomia invece, all'astronomos, cioè in cui l'osservazione del cielo era arrivata, era maturata ad un punto tale che nei moti degli astri e negli avvenimenti celesti, come ad esempio le congiunzioni planetarie, si ricercavano, si incominciava a ricercare delle regolarità, dei nomoi, appunto, delle leggi precise, delle regolarità. Ora, la domanda che faccio è questa: se, siccome io personalmente, nella lettura, io di formazione, di lavoro, eccetera, sono stato ho avuto una visione tecnico-scientifica, sono un ingegnere elettronico, appassionato però anch'io a capire un po' meglio cosa è successo in quel tempo, dov'è l'elemento di divaricazione tra giudaismo e cristianesimo. Allora, approfondendo, diciamo, tutta la tematica, io sono arrivato, leggo in molti passi delle lettere di San Paolo, leggo dei riferimenti che per me sono chiarissimi all'astronomia. Cioè, quando Paolo dice che tutto l'universo sta soffrendo delle doglie e sta partorendo qualcosa di nuovo e sta nascendo una nuova creazione, per me questo è proprio l'indice che dentro Paolo personalmente sta maturando una concezione nuova rispetto alla struttura dell'universo. Cioè lui rimane giustamente ebreo, come è stato detto dal professor Boccaccini, da altri, però sta maturando una nuova convinzione, sta passando dal geocentrismo, dalla concezione che la Terra sia al centro dell'universo, sta passando all'eliocentrismo. Ora, teniamo conto che lì erano già due secoli che è venuto fuori le teorie di Aristarco di Samo, il parco di Nicea nel secondo secolo a.C. Posso chiederla di arrivare al termine del suo intervento? Sì, ecco, la domanda è questa, insomma, se io lo propongo come possibilità, questa, non lo affermo come... Se questo tipo di chiave di lettura è stato da voi studiosi, diciamo a tempo pieno, delle lettere di San Paolo, se è stato esaminato, approfondito, cosa eventualmente ne pensate. Ecco. Purtroppo non c'è tempo più per reagire e rispondere alla sua domanda. Siamo arrivati al momento di concludere la nostra serata. Vorrei ringraziare, dunque, I thank our speakers tonight here. I thank all of you to be present here in spite of the heat, in spite of the end of the academic year. With this, the Canalbea Center also concludes its activities of this year. It remains to me to wish all of you a good and hopefully for many of you a restful summer. Safe travels and all the best. Have a very good evening. Thank you.